Benvenuti a Scruscio Disturba il Silenzio, il nostro appuntamento che ci aggiorna costantemente sul versante della lotta alle mafie, dando voce a personaggi ed associazioni che si sono distinti contro questi fenomeni, attraverso la promozione della legalità in ogni settore economico ed istituzionale. Nel contrastare le criminalità organizzate, l'arte e la cultura sono due strumenti determinanti perché possono veicolare messaggi di legalità e mettere in luce avvenimenti poco chiari della storia del nostro paese. In questa puntata approfondiremo proprio questo aspetto, parlando del rapporto che intercorre tra il cinema italiano e le mafie. Infatti, da Elio Petri a Marco Tullio Giordana, passando per Gian Maria Volonté, Michele Placido e Luigi Locascio, sono stati tanti gli autori e i volti che si sono distinti per aver portato sul grande schermo vicende legate alla mafia e ritratti di personalità che hanno sacrificato la propria esistenza contro questo genere di cose. Riccardo Tozzi, produttore cinematografico, dal 1997 presidente della società di produzione Cattleya, ci offre un'inquadratura d'insieme di questo rapporto. Il cinema si occupa e la fiction si occupa abbastanza attivamente della materia, credo anche con una certa grinta. Possiamo farlo di più, dobbiamo farlo di più, è anche una grandissima materia narrativa, oltre a una grandissima materia civile. Però credo che, francamente, poter dire che è un settore, insomma, faccio le corna e che la cosa rimanga così, è un settore che mi pare completamente intatto, totalmente al di fuori di questo. Le arti sono uno strumento di conoscenza e l'artista stesso deve lavorare su questo aspetto prima ancora della denuncia di un determinato fenomeno affinché un messaggio sociale venga correttamente compreso dallo spettatore. Questa è una condizione indispensabile per distinguere un'opera di impegno civile da una semplice opera di costume. Tutta l'arte è in primo luogo un grandissimo strumento di conoscenza. Quindi credo che possa avere una grande funzione in questo. Penso sempre che l'occhio dell'artista, prima di essere un occhio di denuncia, deve essere un occhio di conoscenza. E la crescita della consapevolezza e della coscienza che si genera nello spettatore, secondo me si genera se c'è non una volontà di inculcargli delle idee, anche le idee giuste, ma la sincera intenzione di far crescere il livello di conoscenza. Credo che questo sia proprio lo strumento che l'arte ha in questo riguardo. Tanto nel cinema quanto nella fiction italiana odierna si sono succedute, nel giro di pochi anni, molte opere che riaprono vecchie ferite della storia criminale del nostro paese, come nel caso di Romanzo criminale, pellicola diretta da Michele Placido e prodotta da Riccardo Tozzi per la Cattleya nel 2006, che propone l'ascesa, l'egemonia ed il declino della banda della Magliana. Questa e altre opere dimostrano come il nostro cinema riesca a camminare di pari passo con la storia del nostro paese. Mi sembra che il cinema italiano, io mi occupo più di cinema che di fiction, mi occupo più per anche fascinazione personale della criminalità politica che di quella mafiosa, mi interessano tutte le trame che hanno percorso il nostro paese e che ne hanno condizionato la vita politica, dove ho sempre l'impressione che la criminalità organizzata sia al servizio di altri poteri piuttosto che il contrario. Penso che il cinema può fare moltissimo e che è anche un grandissimo campo di narrazione, perché quello che è successo nel nostro paese, da Portella della Ginestra a Falcone Borsellino, è che io tendo a vedere in un unico grande quadro, in cui i moventi e i movimenti non sono solo nazionali, sono anche internazionali, e sono legati ai grandi equilibri politici ed economici prima ancora che agli equilibri mafiosi, che mi sembra quasi che vengano un po' al servizio di cose più grosse. Ho fatto anche il film sulla banda della Magliana, ho cercato proprio di mostrare questo, cioè che è sicuramente un fenomeno criminale che aveva il suo peso, ma che è stato ampiamente giocato da poteri più in alto e è stato una posizione di servizio e di subalternità, e in fondo si è sfasciato pure come fenomeno proprio perché è entrato in giochi più grossi.
Quindi questo è il campo di narrazione grande che secondo me è aperto, ma su cui già il cinema ha lavorato, il cinema italiano. Credo il cinema italiano la racconti, la società italiana, in questi anni lo sta facendo. Per questa puntata è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo ad ascoltare gli altri podcast, sempre dal sito del Blogos, www.ilblogos.it. L'intervista è stata curata da Giulio Ferrante e Donato Battista. Il montaggio è a cura di Lucio Cipollari e Giorgia Gruppioni. Un saluto da Alice Facchini e da Giulio Ferrante.